Venerdì, tempesta di Santa Lucia sull'Italia, una nuova più intensa perturbazione farà visita all'Italia con piogge temporali e neve in pianura al nord. Intanto guardiamo il satellite, 36.000 km di altezza, perturbazioni in atto sul nord-est e sulle regioni del centro Italia, basso Tirreno, ma una perturbazione debole nelle prossime ore ci abbandonerà e tra l'altro favorirà un parziale miglioramento quasi ovunque, quindi serata che sarà più tranquilla sullo stivale. Attenzione invece domani, perché giungerà una nuova, dicevo, più intensa perturbazione con fenomeni subito al nord-ovest, nevosi in pianura, poi in estensione alle precipitazioni al nord-est e anche tutto il centro-sud abbiamo segnalato temporali intensi sul lato tirrenico. Venti sostenuti, mari agitati. Guardiamo proprio il focus neve, perché domani la neve, anzi già durante la notte, inizierà a far visita alle pianure piemontesi, in estensione domani mattina alla Lombardia e all'Emilia occidentale. Sulla Lombardia potrebbero scendere anche un paio di centimetri su alcune zone pianeggianti. E poi abbiamo segnalato neve a quote collinari sulle Venezie, ma inizialmente qualche fiocco potrebbe far la sua comparsa anche su parte delle pianure, specie tra Veronese, Vicentino e Padovano. I venti saranno sostenuti di maestrale, tempestosi sulla Sardegna, sul lato tirrenico, mari agitati, raffiche anche oltre i 100 km orari. Nel weekend però rapido miglioramento, una perturbazione che ci impegnerà solo venerdì, perché nel weekend l'alta pressione ci metterà una pezza e riporterà una maggiore stabilità. Seguite gli aggiornamenti sul nostro sito web.